ragazzi e benvenuti in questo video. Oltre all'Arsenal che si è qualificata grazie al doppio successo contro il Napoli 2-0 all'Emery Stadium, 1-0 a San Paolo grazie alla Gazzetta, si qualificano alle semifinali dell'Europa League il Chelsea di Maurizio Sarri, il Valencia grazie al 2-0 contro il Villarreal, doppio successo anche per il Valencia, 3-1 in casa del sottomarino giallo, 2-0 invece al Mestalla. E poi l'Eintracht Francoforte, grande rimonta in Germania, 2-0, bastava il 2-0 dopo la sconfitta 4-2 al Dallas. Ragazzi, è stata una partita che però segnerà veramente le grandi polemiche, perché il primo gol di Kostic è qualcosa di incredibile. Allora, partiamo da un'affermazione. Allora, la VAR in Europa League non c'è, non è presente. Fino alla finale di Baku non sarà presente la VAR, quindi questa è già una cosa che veramente non capisco. Perché nella fase eliminazione diretta della Champions ci sia la VAR, invece nella fase eliminazione diretta dell'Europa League non ci sia. Questa è già una cosa che non riuscirò a dare una risposta, perché è veramente una cosa incredibile che non ci sia la tecnologia, la possibilità di andare a rivedere un episodio dubbio come ieri sera. Ieri sera il gol di Sterling del 5-3 era irregolare perché c'era il fuorigioco di Aguero. Senza VAR non sarebbe stato possibile rivedere questo episodio, quindi veramente è una cosa che non potrò dare una risposta questa sera, perché è veramente una cosa senza senso che in Europa League nella fase di eliminazione diretta non ci sia la VAR. Quindi un gol del genere orsato tanto, veramente non so come non faccia vedere la posizione irregolare dopo il tiro di Gacinovic. Gacinovic che si coordina e prende il palo pieno, Kostic libero, era veramente stazionato a fare un picnic più che altro, perché veramente era fuori. Era impossibile non vedere un fuorigioco del genere. Fuorigioco di almeno un metro, Kostic prende, si coordina e batte il portiere portoghese per 1-0. Poi nella ripresa al 67esimo Rode con un tiro a giro, un raso terra più che altro che un tiro a giro, molto molto preciso, batte per la seconda volta il portiere lusitano ed è 2-0. Gol qualificazione di Rode, l'ex centrocampista del Bayern, dell'Hoffenheim in Germania e adesso attuale centrocampista dell'Eintracht Francoforte. È un gol qualificazione che porta la squadra tedesca in semifinale contro il Chelsea. Quindi Chelsea entra a Francoforte, la prima semifinale che analizziamo, perché il Chelsea batte 4-3 lo Slavia Praga a Stamford Bridge e si consolida il 1-0 firmato Marcos Alonso in Repubblica Ceca. È un gol importantissimo, è un gol importante quello di Marcos Alonso, è una vittoria ancora più importante quella del Chelsea. Primi 25 minuti eccezionali per la squadra di Maurizio Sarri, 4 reti con Pedro che poteva fare anche tripletta, sblocca Pedro, autogol nel secondo gol di De Ligt per quanto riguarda il Chelsea, ma l'errore di Pedro è qualcosa di incredibile. Pedro che apporta e vuota completamente, prende il palo, pazzesco. La palla rimbalza nel corpo di De Ligt che la butta dentro, quindi 2-0 per il Chelsea dopo 9 minuti. Il Triss è una grande azione di Hazard che dà la palla, concede la palla a Giroud a porta vuota, non può sbagliare, 3-0 al 17esimo. E poi il 3-1 che riapre le speranze qualificazione, anche se lo Slavia Praga doveva assolutamente vincere a Stamford Bridge, 3-1 di Soucek e poi la 4-1 di Pedro che confeziona i primi 25 minuti eccezionali del Chelsea. Poi nella ripresa due tiri da fuori dove Kepa sicuramente poteva fare molto di più, soprattutto sul 4-2, prima il 4-2 e poi la 4-3 dello Slavia Praga che doveva assolutamente però vincere a Stamford Bridge, doveva fare un'impresa. 4-3 del Chelsea e quindi vola in semifinale. È una semifinale raggiunta meritatamente e quindi con anche un'ombra su quella possibile finale tutta inglese, tutta diciamo londinese, perché a Baku ci sono grandi possibilità che si giocherà il derby di Londra tra l'Arsenal e il Chelsea. Parliamo invece del Valencia, l'ultima squadra che analizziamo, che affronterà l'Arsenal nell'altra semifinale. E la Valencia che batte il sottomarino giallo, stiamo parlando del Villarreal, 2-0 anche al ritorno grazie diciamo al gol di Dani Pareco nella ripresa. Pareco che aveva sbagliato il calcio di rigore, la Torre sblocca il match al 13esimo e su assist del grande protagonista dell'andata Guedes, e poi nella ripresa il gol di Dani Pareco chiude decisamente la partita e anche la qualificazione. Impresa del Villarreal non riuscita e quindi viene eliminato ai quarti di finale. Il Valencia prosegue, torna in una semifinale di una Coppa Europea dopo tantissimo tempo. Quindi sarà Arsenal-Valencia la prima semifinale della parte alta del tabellone, fuori il Napoli.
è una notizia che ci potevamo aspettare dopo il 2-0 dell'Emirates Stadium, però aspettavamo almeno una vittoria per gli azzurri nel ritorno contro l'Arsenal. Nella parte bassa invece Chelsea contro Eintracht Francoforte. Ci sono grandi possibilità che la finale sia tutta inglese per quanto riguarda l'Europa League, ci sono grandi possibilità che la finale, come ho detto anche nello scorso video della post partita di Napoli-Arsenal 0-1, decide la casetta, avevo detto ci sono grandi possibilità, c'è la possibilità che sia la Champions che l'Europa League dia una finale tutta inglese. Tottenham-Liverpool per quanto riguarda la Champions, Chelsea-Arsenal per quanto riguarda l'Europa League. Ovviamente il derby di Londra sarebbe veramente spettacolare, sarebbe qualcosa di unico, un derby in una finale di una Coppa Europea. Stiamo parlando di Europa League, ma comunque Maurizio Sarri continua la sua corsa, sta facendo una stagione comunque al di sotto delle aspettative per quanto riguarda il campionato, in cui Abramovic aveva sicuramente pensato di lottare con City e Liverpool, però per quanto riguarda l'Europa League sta veramente facendo molto molto bene. C'è il neo, il veramente un punto interrogativo su Gonzalo Higuaín, ancora una volta non schierato, però almeno possiamo dire una cosa, che ha ritrovato la vena realizzativa di Pedro, anche se il secondo gol sbagliato è qualcosa veramente di incredibile. Hazard sembra infermabile, questo Chelsea comunque può puntare alla vittoria dell'Europa League, come l'Arsenal, come anche l'Eintracht Francoforte e il Valencia. Secondo me in una scala, in una possibile scala, metto sicuramente Arsenal e Chelsea al primo posto, subito dietro l'Eintracht Francoforte come quarta insidia, come quarta squadra, diciamo una mina vagante, il Valencia, per questa vittoria dell'Europa League. E nella giornata di oggi era qualcosa di incredibile. Jovic, la prima punta dell'Eintracht Francoforte, era stata riscattata nel pomeriggio proprio dalla squadra tedesca alla squadra portoghese, perché Jovic era di proprietà del Benfica. L'Eintracht Francoforte nel pomeriggio ha riscattato ufficialmente il giocatore, che comunque riceverà grandi offerte nel mercato estivo, sia diciamo che due possibili pretendenti sono il Barcellona e il Real Madrid, quindi potrebbe essere un derby e un classico di Spagna per quanto riguarda le prestazioni di Jovic, ma questo comunque ne potremo parlare anche in un prossimo video. Oggi in questo video parliamo di Europa League, parliamo dell'impresa dell'Eintracht Francoforte che ha battuto 2-0 il Benfica, e poi della qualificazione che ormai erano nel punto di, diciamo che erano già determinati da un risultato dell'andata abbastanza convincente per Chelsea e Valencia, non c'erano dubbi. Chelsea ha consolidato la qualificazione grazie al 4-3 a Stamford Bridge, e la Valencia 2-0 al Mestalla ha battuto nel derby spagnolo il Villarreal, quindi si è consolidato ha consolidato il 3-1 dell'andata che aveva visto imporsi la squadra la squadra che sta lottando anche per il piazzamento in Champions League. Ragazzi, io vi ringrazio per l'attenzione, lasciate tantissimi like, iscrivetevi come sempre al canale e seguitemi anche su Facebook e Instagram. Noi ci vediamo in un prossimo video.